Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto. Dove dobbiamo arrivare noi? Dobbiamo arrivare a Platia. A Mesapoli, c'è anche il segnalino. Allora, qui a Platia, benvenuto, salve. Che si fa qua a Platia? Già niente. Ma questo vende i gelati? Ah, per i raid pure servono. E resistenza. Ma mi sono fatto un giretto e non c'è nulla da fare. Dentro le case non si può neanche entrare. Quindi io direi di andare a Mesapoli per raggiungere la scuola. Ok, qui abbiamo altri selvatici. Però tutti quanti li ho presi questi. Ah, un'allenatrice. Vediamola subito. Ah, Squovet non l'ho preso. Ma c'è anche Pichu? Ok, prendiamo Squovet e Pichu allora. Squovet, anche dopo aver mangiato a più non posso, viene tormentato dal timore che gli torni fame, per cui si riempie le guance e la coda di Buck. Mamma mia. Si tormenta. Che problemi si fanno i Pokémon? Ma vi rendete conto? Ah, ma è la pre-evoluzione di Grafaiai? È lui, Shroodle! No! Brutto colpo, no! Ma te pozzino. Guarda qui, Lisa, si può persino individuare il secondo preciso in cui il suo cuore si spezza a metà. Adesso! Vabbè dai, dovrebbe trovarsi qui nei dintorni, no? Pichu è molto carino, ma quando si sta con lui bisogna rassegnarsi a prendere la scossa a causa delle sue scariche elettriche. Ma dovrebbe anche essere debole. Mi pare che una descrizione del Pokédex diceva che le sue scariche erano deboli. Eccone un altro. Lechonk, non mi deludere ora, eh. Questa volta lo prendiamo. Shroodle preso. Vediamo un po' che ci dice il Pokédex. Veleno normale. Per evitare che i nemici si avvicinino al suo territorio, disegna figure intorno alla tana con un liquido velenoso d'odore pungente. Cattivello. Inchiostro di Shroodle per 2. Ok. Quindi servirà anche quello per fare le MT. Eccomi. Eccomi infatti. Guarda un po'. Eccomi a Mesapoli. Sto facendo delle consegne. Ma no, l'otto non guasta. Ma come? I corrieri si lamentano che da noi che non possono mai arrivare a fare consegne. Tu ti fai pure la pausa. Vabbè, sarà allora che a Paldea ci stanno consegne. Meno consegne da fare. Oh mio Dio, aiuto. Il sottomondo non lo voglio vedere. Come vanno le lotte? Non so, dimmelo tu. Ciao, tu chi sei? Sei della Lega Pokémon. Se sconfiggi 4 allenatori nell'area sud 1 ti farò un regalo di gran lusso. Ah, ne ho sconfitti 4, bene. Tononda, wow. Via questi. Direi che siamo finalmente giunti a Mesapoli. O meglio, oltre queste porte c'è Mesapoli. E ci attende la scuola per allenatori Pokémon. Ehi, Link! Ma è la nostra amica Nemi. Hai scritto gli allenatori che hai incontrato lungo il percorso per allenare i tuoi Pokémon? Beh, sai già qual è il modo migliore per mostrarmi i vostri progressi? Lottare! È ovvio. Forza allora, Link. Sento già che sarà una lotta fruttuosa. Ma siamo vicino al centro Pokémon, anche fosse. Magari quel guanto che ha Nemi serve per la Terra Crystal. Ma ci verrà detto fra poco. Immagino. Mi affronterei con due Pokémon. Va bene. Ne sei convinta? Certo, però mandare sbrigatito così subito. Vedo che stai sfruttando i rapporti tra i tipi. Vuoi proprio vincere, eh? Le lotte Pokémon si basano sul vincere, se no non si va avanti. Però sei più combattivo del previsto. Mi sorprendi, Link?
Lottare con te è uno spasso, Link, mi tocca tirare fuori il lasso nella manica. La terra cristallizzazione è la chiave per aumentare la potenza del tipo corrispondente. Allora, viene dalla Pokéball, quindi non è dal guanto. Magari Nemia quel tutore, è un tutore allora. Non è un guanto normale. Ok. Ci sta, ci sta tutta, ci sta. Diciamo che stanno rendendo i personaggi e i PNG più umani. È andata. Bella la terra comunque. È bello l'effetto cristallizzato dei Pokémon, ma i capoccioni mi lasciano un po' l'amaro in bocca. Si è migliorato in fretta, grazie. Incredibile, sei riuscito a buttare giù persino un Pokémon terra cristallizzato. Vabbè, è solo più forte, non è che ha più difesa. Sei così forte con le lotte che a volte mi dimentico che sei ancora alle prime armi. Tieni per ringraziarti di questa bella lotta. Grazie a te. E allora? Dall'altra parte di questa porta c'è Mesapoli, dove ci aspetta anche la nostra scuola. Questa città è piena zeppa di dislivelli e scalinate, quindi io mi sa che ho bisogno di prendere un po' il fiato prima di ripartire. No? Ok. Sembra la porta del cimento di Hunter x Hunter. Devi aprirla con tutta la forza che hai. Oh, snap! Eccoci finalmente qui, per fortuna che sono riuscito a raggiungerti. Questa è Mesapoli, la città più grande di tutta Paldea. La capitale. È da sempre un centro importante per il commercio e la gente viene qui da ogni dove per vedere le ultime scoperte tecnologiche e acquisire nuove conoscenze. Se hai bisogno di una ritoccata ai capelli puoi andare al salone di bellezza. Ci sono anche dei posticini che vendono deliziosi stuzzichini e vari ingredienti per i panini. Ok. Tu hai voglia di dare un'occhiata a qualcosa in particolare, Link? La gastronomia. Ho fame. E a stomaco vuoto non si può lottare, no. Neanche registrare video. Ah, per utilizzare la terra ci vuole una serie di permessi. Penso a tutto io. Ma guarda, Nemi, che vuoi che ti dica? Grazie. Non iniziamo tutto subito con gli strumenti. Non... Andiamo con calma. Poi ci sarà tempo. Presentati davanti alla scuola, lo farò. Una smart veggente, lei. Una veggente che utilizza telefoni? Come funziona? Ah, ragazzi, il frame rate qui mi uccide. Ai, mi sa che non è neanche la parte peggiore questa. Qui, ragazzi, manca proprio l'ottimizzazione. Non è che c'è tanta roba a schermo. E non è neanche colpa di Switch. Certo, se giochi sta roba su un computer è ovvio che vai veloce. Ma manca proprio l'ottimizzazione. Magari se faranno uscire una patch correttiva da 50 giga, magari ci siamo. Il Team Star, già? Entra anche tu nel Team Star e avrai una promozione a scuola. No, non è vero. Se lo farei potrei brillare come una stella. Ma ci senti? Non vuoi anche tu splendere con splendidi amici come noi? Veramente no. Senti, dobbiamo raggiungere la nostra quota di nuove reclute, quindi zitta e unisciti a noi. Preferirei di no. Non fare niente. Me ne vado! No, aspetta, scusate. Ok, aiuto. Do una mano anch'io.
Praticamente ce ne andiamo. Va bene. E tu chi sei? Che vuoi dal Team Star? Se vuoi venirti a lei, aspetta il tuo turno. Quando arriviamo noi fa subito bel tempo. Sì, so già chi siete. Lo sai, eppure fai il gradasso. Mamma mia, che lagnosa. Guardala, come una bimbetta si dimena. Stai buona. No, va bene, va bene. Se proprio volete lottare. Quello se la gode, là, sta così a braccia dietro la testa. Vai, tranquillo proprio. Vai, lancia il tuo Pokémon. Shrewdle. Oh, che bellino Shrewdle. E allora? Andiamo con il brasciere. Ce la facciamo alla... l'occhiolino sembrava che avesse fatto. Si è puntato. Fa mica, perché è femmina, quindi fai coco. Ci ha fatto il pensierino, Croccomeda, non guardare in faccia a nessuno. Stendili tutti. Bravo, macchinetta da guerra, così si fa. Oh, già sta qua. Oh, mamma mia, tra poco si evolve. Le stelle le ho viste io. Sono contento che tu abbia visto le stelle. Fa sempre piacere sentirselo dire. Ma hanno anche i tatuaggi. Ah, allora ecco. Ecco perché non sono visti di buon occhio. Mo' ho capito. Anche se... anche se inizia a cambiare l'aria, Praticamente in Giappone chi ha tatuaggi non è visto di buon occhio. Però, però il vento sta cambiando anche lì. Ecco, ci mancava solo questa. Mi stupisco di te, Link. Ti lascio solo per 2 minuti e già ti lancio in una nuova lotta? Se devi lottare devi chiamare me. È Team Star, hai frainteso la situazione, certo. Però questo vuole sempre lottare, ma non hai altre ambizioni nella vita? A terra? Terra sfera, una sfera che racchiude il potere della cristallizzazione. Se è caricata di energia permette di terra cristallizzare i Pokémon. Snappity, snap. Ok, Fuecoco è di tipo fuoco. Quindi faccio subito la terra. Non perdo tempo. Qua la polvere, una pulita ogni tanto, si potrebbe pure dare. Fa il simbolo della stella. Lei è lì che fa la cheerleader, brava. Vabbè, ha un solo Pokémon. Non sarà di tipo fuoco, Fuecoco. Candelabro non è brutto. Nei trailer poi si vedeva anche tipo spettro che richiama lo spettro di Lavandonia. Bello. Si è visto anche il tipo acqua, il tipo normale, il tipo erba e sono così proprio poco belli, insomma. Tipo spettro è quella più bella per ora. Complimenti Link, sei un fenomeno anche con la terra cristallizzazione. C'è anche il tipo drago, si è visto, però non so, il tipo spettro è più bello. Sì, devo ricaricarla portandola in un centro Pokémon. Oppure anche con i raid, no? In teoria dovrebbe essere tipo la Dynamax, che ti danno Watt, qui ti danno i CL, i cristalli Terra, quando li incontri in giro per la mappa. Ah, quelli sono studenti buoni a nulla che danno fastidio al prossimo e fanno azioni spericolate con i loro veicoli. Wow, nemmeno i professori sanno che Magikarp pigliare con loro. Ah, sì, tu, ciao, quella che abbiamo salvato. Ancora qui stai? Io adesso andrei. Va bene. Così si fa, Link, bisogna sempre aiutare chi ne ha bisogno. È la prima volta che vedo quella ragazzina che si è appena trasferita qui. Adesso sta zona a forma di Eevee, adorabile. Strano che non ci sia come merchandising quello zaino di Eevee. Vai, questa è la scalinata di Rocky. Oh, oh. Fuecoco, allenati con me, dai, forza. Hop, 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 hop. Grande Fuecoco. Lascia aperto. Niente. Non è faccenda che lo riguarda. Tutta ingobbita. Come i veri ragazzi che vanno a scuola, bravi. Vedi, Game Freak
Sta attenta a ste cose, eh. Mamma mia, è tremenda. Tremenda la situazione, ragazzi. Tremenda in senso positivo, non in senso negativo, sia ben chiaro. Allora, questo è il terzo episodio, credo, che carico. E li ho caricati tutti quanti di venerdì. Quindi, dal prossimo, in teoria, dovrei iniziare a fare il giro delle palestre. Ma vediamo, vediamo come va. Questo è l'altro della scuola, si possono raggiungere le varie strutture dell'accademia e nella segreteria alle mie spalle puoi iscriverti a una miriade di corsi diversi. Bello spazioso quest'atrio, eh? Peccato che il regolamento proibisca di farci lotti Pokémon. Vabbè, però sei fissata tu, eh? Ah, carissimi Link e Nemi, benvenuti! Spero che non abbiate avuto problemi lungo la strada per l'accademia. Beh, in fondo è anche per questo che Nemi è la rappresentante degli studenti. Nemi, sei anche di buona famiglia per caso? Ci manca solo quello. Nonché un'allenatrice di rango campione, sì, infatti mi riferivo a quello, che è rango campione, rappresentante degli studenti e di buona famiglia, perché ci sta, no? Informi il professor Zim nella disputa con il Team Star, è lui il referente della vostra classe. Povero professore Zim. Noi siamo della prima A, mi porti alla prima A. Va bene. Si torna sui banchi di scuola, amici. Perché certo, i 13 anni che ci passiamo dalle elementari fino alle superiori non bastano. C'è anche poi chi fa l'università, certo. Buongiorno, professor Zim! Buongiorno a voi, miei cari studenti. Io do questa voce perché mi piace così lui. Oggi è una bella novità per voi. Volete sapere di che si tratta? Sì, sì, dica pure. Immagino che avrei dovuto parlarvene prima, ma... il succo della questione è che da oggi in classe ci sarà una persona in più. Ah, ma chi sarà? Chissà che tipo è? Entra pure, su. Salve a tutti, io mi chiamo Link, ho troppi anni e sono tornato sui banchi di scuola. Piacere. Che entusiasmo, eh? Sembra proprio che gli altri studenti non vedono l'ora di conoscerti meglio, Link. Volete chiedere qualcosa al vostro nuovo compagno di classe? Ok, cosa ti piace fare con i Pokémon? Tutto! È un'opzione... lascia aperte altre domande, ma non fa niente. No, no, non fate più domande, basta, basta, basta. Perché voglio studiare in questa accademia? Quali sono i miei piani per il futuro? Ma completare il Pokédex non mi dispiacerebbe in questo caso, però... diventare un allenatore fortissimo. Ok. Io sono Zim, insegno biologia e sono il referente di questa classe. Ora vai pure a sederti lì al secondo banco. Secondo banco, io stavo sempre in fondo perché ero troppo alto. Dopo quelli dietro a me non ci vedevano. Sono stato una sola volta in prima fila in prima media. Devo prima incontrarmi quindi con gli altri professori perché non c'erano altre opzioni. Devo andare in sala mensa prima. C'è uno Zorua, lo voglio! Ah, ma quello è Pepe? Oh, Peperoncino! Ehi, chi si rivede? Ti ricordi di me, no? Sei quello del faro. Certo che te ne ricordi, a te non sfugge mai niente di niente. Oh! Basta, Tony, eh? Non serve che ti presenti, tu sei Link. Sei sempre insieme al rappresentante degli studenti, no? A scuola parlano tutti di te. Non avrei nessuna voglia di venire a scuola, ma ho deciso di farci una capatina apposta per conoscere te, la nostra nuova celebrità. Visto che sei forte, non è che potresti aiutarmi a realizzare un'ideuccia che ho in testa? Che ideuccia? Sei curioso, eh? Mordella, voglio sapere cosa fare? Beh, forse ti sembrerà strano, ma mi piacciono molti picnic e in cucina sei fatto mio. Ora sto tirando i cibi salutari, quelli da te rimettere in sesto i Pokémon. In un libro che ho trovato qualche tempo fa c'era un capitolo su certi ingredienti speciali. Si chiamano spezie nascoste e possono rimettere subito in forza i Pokémon che le mangiano. Interessante. Ci sono 5 tipi di spezie nascoste. Una volta in polvere ne basta un pizzico per compensare le carenze nutritive, migliorare la circolazione, prevenire l'invecchiamento e aumentare le difese immunitarie. Sono ingredienti veramente rarissimi che si trovano solo qui a Paldea. E questo spiega perché non ci sono mai stati in altre saghe Pokémon. Però non è semplice procurarsele perché sono difese dai Pokémon dominanti. I Pokémon dominanti sono... tipo così, forse. Oh no, amico mio, no. Questo è un mostro dell'area zero. L'area zero è abitata da misteriosi Pokémon. Proseguendo nella nostra discesa iniziamo a imbatterci in delle piccole e crudeli creature che si stenterebbe a definire Pokémon. Un loro assalto causò gravi ferite a un membro della spedizione, costringendoci temporaneamente alla ritirata.
Nella versione inglese, che si vede anche nei trailer, c'è scritto che ha ferito mortalmente un membro della spedizione, quindi... Immagine fotografata per caso da un membro della spedizione. La creatura ricorda un Pokémon noto come Donphan, ma caratteristiche quali la costituzione fisica e il modo in cui si sposta fanno pensare a una specie nettamente diversa. Ha proprio la forma di un solco lasciato da una ruota di ferro. Ok. Vabbè, questi li abbiamo visti qui nel trailer, quindi... Non ho nemmeno amici con Pokémon forti, mi secca chiedere alla rappresentante degli studenti. Però ci sei tu, saresti disposto a darmi una mano? Ma asci tanto, non ho niente di meglio da fare. Cioè, meglio che fare le lezioni, eh. Ah, me li segni? Grazie. Oh, che bella cover. La signorina. No, si scherza. Ovviamente scherzo. Ognuno può fare quello che vuole. Però... Una cover così però è più bella, eh. E mi hai segnato le tane dei Pokémon dominanti. Ah, uno è qua vicino. Ok, sarà la prima allora che andremo a fare, vero? Roccia. Clof? Potrebbe essere. Ok, la prossima volta mi spieghi meglio. Quando ci avvicineremo sicuramente alle tane, vero? Oh, attenzione, una chiamata. Che succede? Link? Ho creato il tuo telefono per chiamarti. Chi parla? Mi chiamo Cassiopea. Ti conosco. Sei un allenatore promettente. Viste le tue capacità, ho una richiesta da farti. Link, conosci il Team Star? Più o meno. Bene, ora veniamo al dunque. Il Team Star è formato da alcuni studenti dell'Accademia. È quel che si dice una banda di teppisti. I suoi membri degradano la scuola e causano problemi a chi hanno intorno. Non posso lasciarli agire indisturbati. Ho pensato a un piano per sciogliere il Team Star e ridurlo in polvere di stelle. L'operazione Stardust, polvere di stelle. Per portarla a termine ho bisogno di alleati e voglio il tuo aiuto. Accetti? Hai tempo per rispondere. Più avanti ti darò altre informazioni. Per oggi è tutto. Allora, sullo schermo posso scegliere dove andare. Andiamo in sala professore allora, che c'è Nemi. Quella vuole lottare, non mi lascia in pace un secondo con le lotte Pokémon. È fissata, peggio di me. Cioè, se io attacco a parlare di Pokémon mi danno del fissato, ma lei che parla sempre di lotte è una fissata pure. Ma è la presidentessa quella? Guarda quella là con vestita di jeans, ehi. Allora conto sul tuo aiuto, campionessa Nemi. È la campionessa Nemi! Grazie di aver accettato di occuparti della cosa al posto mio. Nessun problema, anzi è un onore. Grazie ancora, è stato un piacere. Salve. Oh, chiedo scusa. Ciao, eh. Ah, ciao Link. Chi era quella? Impossibile non notarla, vero? Per forza, aveva certi capelli, c'aveva. Belli, belli. È forte, carismatica e davvero tosta. Insomma, tutto quello che vorrei essere anch'io. Ma ha detto che sei una campionessa, tu. Quindi hai vinto la Lega Pokémon. Ok, sì, voglio diventare un allenatore forte. In questo caso, perché non provi a raggiungere anche tu il rango campione? Certo, ovviamente. Non ci vuole molto a convincerti, vedo. Lascia comunque che ti spieghi di che si tratta. Il rango campione è il livello dei professionisti delle lotte Pokémon, di quegli allenatori che affascinano il pubblico lottando con Pokémon super allenati e fortissimi. Si può ottenere solo dimostrando il proprio valore alla Lega Pokémon. Per raggiungere il rango campione non basta andare a lezione. Bisogna sconfiggere 8 capi palestra e ottenere le loro medaglie. Ma a quel punto si ha il diritto di fare un test speciale, l'esame dei campioni. Solo passando quel test si ottiene ufficialmente il rango campione. È un grandissimo onore ottenere questo titolo, il sogno di tutti gli allenatori di Pokémon. E non lo dico per vantarmi, eh. Eh certo, tu perché l'hai ottenuto. Io ho raggiunto il rango campione durante la scorsa ricerca di tesori. Immagino tu non sappia cos'è. È un'attività extracurricolare speciale. Dovrebbe cominciare tra poco. L'ultima volta l'abbiamo fatto subito dopo l'inizio dei corsi. È divertentissimo, in pratica si va all'avventura fuori dalla scuola e si impara per conto proprio. È quello che voglio fare, infatti, andare fuori da questa scuola e esplorare. Sei la campionessa, ma che ti importa? Sei la campionessa, lascia perdere. Bella la cover nera, la voglio anch'io. Il cammino dei campioni. Ho premuto A troppo velocemente. Posso rivederla quando voglio, comunque, con la mappa... Sul Rotomphon. Open world dove? No, chiedo perché, beh, non si sa mai, eh.
Allora, si trova bene qui all'Accademia Uva? Ma pare di sì. Bene, mi fa davvero molto piacere. In ogni caso, forse si chiederà come mai non gli abbia parlato prima in mensa invece di chiamarla qui in presidenza. È presto detto. C'è un fossile sulla parete? C'è un mio caro collega che vorrebbe parlarle di una cosa molto importante. Non lo vedo, è un fantasma per caso? No, non serve guardarsi attorno. Non si trova in questa stanza. Mi dia un attimo per connettermi. È che non capisco questi aggeggi moderni. Professore? Oh, il Giga Chad! Hello Link, piacere di conoscerti. Il mio nome è Turum e mi occupo di fare ricerche sui Pokémon nell'area zero, ovvero nelle profondità della voragine di Paldea. Bello. Lui è un ex studente del nostro istituto, nonché un eccellente professore Pokémon. Andrò dritto al sodo. Link, numero di matricola 805C393. Hai con te un singolare Pokémon che si chiama Miraidon, è corretto? Come fa lei a saperlo? Molto strano, mi controlla per caso con delle microspie? In ogni caso non temere, non intendo farti terzo grado, anzi, mi serve il tuo aiuto. Cioè? Da quanto tempo che non ci vedevamo? Sono contento di vederti in salute. Quindi lui già l'ha visto. Devi sapere che Miraidon era sotto la mia responsabilità. Anche la Pokéball originariamente era mia. L'hai ricevuta da un ragazzo di nome Pepe, vero? Ora come ora però non sono più in grado di badare a quel Pokémon. Per questo mi rivolgo a te. Vorrei che continuassi a prenderti cura di Miraidon, che ne dici? Ah certo. Te ne sono davvero grato. Miraidon ora è molto indebolito e ha perso il suo potenziale combattivo. Può assumere la forma cavalcatura, ottimizzata per il movimento, ma avrà bisogno di tempo per recuperare tutte le capacità che possedeva. Ora fammi registrare il mio contatto sul tuo Smart Rotom. Mi contatterai regolarmente, va bene. Arrivederci! Che questo Pokémon provenga dall'area zero? Possibile che Turum ci sia riuscito? A fare che? In ogni caso mi sembra che il professore le abbia assegnato un incarico alquanto importante. Si ricordi che l'Accademia sarà sempre disposta ad aiutarla in qualsiasi modo. Spero che si divertirà qui da noi, assieme al suo nuovo compagno Miraidon. E quindi ora posso esplorare liberamente? Nemi, al momento giusto. Sono già in punizione. Sì, scherza pure. Guardala, sembra che sia messa in posa solo per dirmi di farmi vedere il dormitorio. E dunque questa è la mia stanza? Tadan! Praticamente vivo da solo. Cioè è una stanza enorme solo per me? Ma le altre matricole? Forse quelli che abitano a Mesapoli, che vanno a scuola qui a Mesapoli e che abitano a Mesapoli, non hanno bisogno di una stanza? I posti sono limitati, forse. Immagino che sarai stanco dopo il tuo primo giorno di scuola, perché non ti fai una bella dormita? Va bene. Buon riposo, ci vediamo domani. Direi allora che ci vediamo domani, sì. Amici miei, qui termina anche questo episodio di Pokémon Violetto. Io vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un piccolo pensiero. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.